Ciao a tutti, riprendiamo il discorso sulle proprietà base dei livelli. Oggi vediamo come fare delle semplici animazioni usando i keyframe. Allora, prendiamo in considerazione la stessa fotografia della volta scorsa. Vogliamo fare un'animazione sulla posizione della fotografia, ovvero voglio che nel tempo di un secondo la fotografia si sposti da fuori a sinistra. La composizione è dentro al centro della composizione, cioè che faccia più o meno questo percorso da qua a qua, okay? che lo faccia linearmente dritta, okay? senza andare verso l'alto o verso il basso. Le operazioni da fare sono queste. Innanzitutto devo decidere quando comincia l'animazione che voglio creare. In questo caso voglio che parta al tempo zero, quindi devo essere sicuro che il cursore del tempo, questa barra rossa, sia lì al tempo zero. Quindi se per caso non lo è, la devo prendere e spostare io tutta a sinistra. E quando sono al tempo zero me ne accorgo qui eh, ma me ne accorgo anche dal time code qui a sinistra che segna il tempo 0. Allora, in questo momento io voglio che la fotografia si trovi fuori qui a sinistra. Quindi la sposto usando il primo parametro della position ci clicco sopra, trascino verso sinistra, fino a quando la fotografia non si trova completamente fuori. A questo punto devo memorizzare questa posizione al tempo zero e per farlo devo cliccare sull'orologio che sta a fianco al nome della proprietà position qui. Quindi clicco sull'orologio, l'orologio diventa attivo, qui nella timeline al tempo 0 si è aggiunto questo piccolo quadratino che è un keyframe, questa è la rappresentazione grafica di un keyframe. Bene, adesso sono sicuro che ho memorizzato la posizione qua fuori. Ora voglio avanzare nella timeline fino al momento finale dell'animazione che creerò. Quindi prendo il cursore, clicco su quella parte azzurra, trascino fino a un secondo. Mentre trascino, guardo questo time code qui a sinistra quando raggiungo 100, significa che sono a un secondo. In questo momento, qui voglio che la foto si trovi circa al centro dell'inquadratura, quindi di nuovo vado a lavorare sulla posizione orizzontale. Quindi clicco e trascino il primo dei due parametri della position fino a quando la foto non è più o meno al centro. Automaticamente si è aggiunto guardate qui il secondo keyframe cioè viene automaticamente memorizzata la posizione finale di questa animazione che avverrà da questo punto a questo punto non solo si è anche creata questa linea che unisce la posizione di partenza alla posizione d'arrivo quindi il primo keyframe l'ho dovuto aggiungere io attivando l'orologio il secondo si è aggiunto automaticamente nel momento in cui io ho cominciato a dare un valore diverso alla posizione. È bastato che io cominciassi a cambiare il valore qua, e automaticamente si è aggiunto un keyframe nella timeline. Quindi non ho dovuto cliccare sull'orologio. Anzi, se avessi cliccato sull'orologio una seconda volta, vi faccio vedere cosa sarebbe successo se l'avessi fatto. Cioè, ci clicco addirittura. Il secondo clic sull'orologio che fa spegne tutti i keyframe che ci sono. E se ci cliccassi una terza volta non torneremmo nella situazione di prima. Okay, per tornare nella situazione di prima, devo annullare l'ultima operazione. Per annullare un'operazione in After Effects, come poi in tutti i programmi, si attiva il comando undo che in After Effects sta nel menu edit. Eccolo qua, undo ma non basta, devo tornare indietro un'altra volta e sono tornato fino al momento in cui avevo creato i due keyframe. Guardate qual è la scorciatoia della tastiera per attivare l'annullamento di un comando, è CTRL Z o Command Z sui Mac. Quindi ogni volta che sbaglio a fare qualcosa e voglio tornare un passo indietro, basta che clicco CTRL Z. Bene. Adesso torniamo un po' alla nostra animazione. Vorrei rivedere l'animazione fatta, non spostando io a mano avanti e indietro il cursore, ma facendo andare in play, si dice fare la preview di questa animazione. Come si attiva la preview di questa animazione? Semplicemente cliccando sulla barra spaziatrice. E vediamo un po' che succede. Adesso io vado, clicco eh, sulla barra spaziatrice, l'animazione parte, e infatti vedete che il cursore è partito. Mi ha fatto vedere l'animazione, prosegue il suo percorso, quando arriva a 10 secondi ricomincia da capo. Ok, per fermare questa animazione che continuerebbe all'infinito di nuovo clicco la barra spaziatrice e tutto si ferma. Ok, prima di continuare a ragionare sulle animazioni vorrei, però, soffermarmi un attimo sul modo di far funzionare questa preview perché il fatto che vada in loop mi sta anche bene perché così rivedo più volte l'animazione. Per accorgermi se ci sono correzioni da fare oppure no, ma il fatto che mi faccia vedere tutta quanta la durata della composizione, questo forse è un po' troppo, io vorrei vedere soltanto quello che succede nel primo secondo, tutto il resto non mi interessa. Ora, per settare il funzionamento in questo modo, dobbiamo aprire la palette preview, qui sulla destra. E se non l'avete già aperta come nel mio caso, voi trovate la palette preview come tutte le palette nel menu Window. E la trovate qua. Okay. Quindi se non l'avete aperta, apritela. Allora, innanzitutto una cosa, la palette preview è cambiata molto nell'ultima versione, cioè nella versione di After Effects CC 2015. Fino alla versione 2014, alla precedente, queste voci qui, shortcut, preview, range, eccetera, non c'erano nemmeno, c'era un unico funzionamento, non era settabile la preview. E oltretutto lo spacebar, la barra spaziatrice non attivava la vera preview. Bisognava farlo attraverso lo zero del tastierino numerico. Quindi, nel caso in cui state usando una versione più vecchia della 2015, queste impostazioni che io sto per dare sono quelle che praticamente erano impostate automaticamente. Già nelle versioni vecchie. Invece, se state usando la versione 2015, impostate come lo sto impostando io, cioè nella voce shortcut mettete Spacebar, ma dovrebbe già esserlo. Nella sezione preview favors mettete frame rate, ma dovrebbe essere anche questo ok nel range work area che è l'area di lavoro tra un attimo vedremo cos'è nella play from cioè la preview parte all'inizio dell'area di lavoro start of range questi due probabilmente non sono già impostati così la prima volta che aprite after effects quindi questi due probabilmente dovete cambiarli mentre gli altri lasciate tutto così tranne resolution controllate che sia su auto e non sulla risoluzione fissa che significa che la risoluzione della preview sarà quella che voi imposterete qua giù. Ora, se è impostato in questo modo, ogni volta che io clicco la barra spaziatrice, la barra prosegue fino in fondo. Perché? Perché, adesso mi sono fermato, perché questa barra grigia con le maniglie azzurre, che è chiamata area di lavoro o punto work area come lì indica lo spazio all'interno del quale avviene la preview se io questa barra la accorcio e la porto qua quando adesso io schiaccerò la barra spaziatrice la preview avverrà da qua fino qui e poi tornerà indietro proviamo barra spaziatrice parte la preview quando raggiunge la fine di quella barra dell'area di lavoro Ricomincia da capo. Ecco che mi sono concentrato a guardare l'animazione soltanto nell'intervallo di tempo che mi serve. Bene, di nuovo fermo l'animazione cliccando la barra spaziatrice e adesso faccio qualche modifica a questa animazione. Okay, l'animazione avviene nel tempo di un secondo, ma se volessi fare la stessa animazione, cioè spostarmi da fuori al centro, ma in meno tempo, più rapidamente di quello che ho fatto. Per ottenere ciò basta che io prendo il keyframe e lo sposto verso sinistra, lo metto circa a metà strada. Che succede adesso? Ho la stessa identica animazione ancora, parto da fuori e mi trovo al centro, però ci impiegherò la metà del tempo e quindi se faccio una preview vedete che l'animazione è più veloce perché ci ha impiegato la metà del tempo. Se io sposto questo keyframe e lo sposto più di un secondo la stessa animazione sempre avviene da fuori al centro ma nel tempo di un secondo e mezzo circa diciamo così un secondo e mezzo ah notate il fatto che non ho fermato la preview la preview continua ad andare anche mentre io sto facendo modifiche eh, al lavoro cioè sto spostando il keyframe e in tempo reale si riaggiorna tutta quanta la preview. Questa è una novità della versione di After Effects CC 2015. Le vecchie versioni non avevano queste impostazioni della preview. Okay, quindi, questa modifica che riguarda un po' il tempo dell'animazione, cioè anticipare o posticipare la posizione di un keyframe nella timeline, è importante per velocizzare o rallentare un'animazione. Ora, una seconda modifica che potrei fare, cioè per esempio mi sta bene che la fotografia parta da fuori, okay? però come punto di arrivo non mi sta più bene che si fermi al centro, vorrei che anziché fermarsi uscisse dall'inquadratura e si fermasse qua fuori a destra. Quindi la posizione di partenza, il valore del primo keyframe è corretto, il secondo, questo keyframe qua, è sbagliato, devo correggere i valori di posizione in questo keyframe. E qui bisogna stare bene attenti perché non basta selezionare il keyframe questo e poi spostare la fotografia fuori, perché così facendo praticamente non mi ha corretto questo keyframe ma me ne ha aggiunto un terzo perché il cursore si trovava qui quindi ctrl z quindi, per correggere un keyframe bisogna essere ben certi che il cursore si trovi sopra il keyframe da correggere e, e vi consiglio di non spostare a mano il cursore fino a quando la barra rossa è sopra il keyframe perché così non si ha la certezza assoluta che il cursore si trovi esattamente sopra il keyframe che a volte magari si mette il cursore un frame prima o un frame dopo. Per essere sicuri di trovarsi sul keyframe il modo migliore e più sicuro è questo, cioè tasto destro sul keyframe che si vuole correggere, go to keyframe time, il che significa che adesso la barra del tempo va esattamente sopra quel keyframe. Quando io sono sopra quel keyframe con il cursore del tempo allora posso correggere il suo valore. E ho detto che volevo che la fotografia si trovi fuori a destra. Bene, adesso non si è aggiunto un terzo keyframe, ma si è corretto questo. Se faccio di nuovo una preview cliccando sulla barra spaziatrice, la fotografia parte fuori a sinistra e arriva fuori a destra. Magari questa volta è un po' troppo veloce. Rallento ancora di più, ecco. Così magari va bene. Quindi un'animazione una volta creata la si può correggere in due modi. Uno è la correzione nel tempo, avvicino o allontano il keyframe e questo è molto semplice. La correzione invece di un valore di un keyframe va fatta prima mettendosi col cursore sopra quel keyframe. Adesso facciamo in modo che in un secondo di nuovo la fotografia si fermi di nuovo al centro. Quindi vado sul keyframe. La risposto più o meno verso il centro ok quindi di nuovo la foto si ferma lì e adesso voglio fare un'altra animazione non più sulla posizione ma questa volta sulla scala voglio che la fotografia quando si trova fuori non abbia grandezza cioè abbia come valore di scala 0 quindi facciamo così prendiamo il cursore lo portiamo al tempo 0 e alla scala assegno il valore 0 questa volta non clicco e trascino ma più rapidamente clicco sul numero della scala do il valore 0 accendo l'orologio della scala per cominciare a mettere i keyframe quindi ho memorizzato la grandezza della fotografia al tempo 0 adesso quando la foto Finisce il suo movimento proprio nel momento in cui finisce, vorrei che si ingrandisse di nuovo. Quindi, se voglio essere sicuro che la fine dell'animazione della scala coincide con la fine dell'animazione della posizione, faccio un po' come ho fatto prima: cioè tasto destro su questo secondo keyframe, e dico go to keyframe time. Ora, in questo momento, qua voglio che sia più grande, cioè sia più o meno grande così. E automaticamente si è aggiunto il secondo keyframe per la scala, perché cambia la proprietà, ma il funzionamento è quello. Quindi premo la barra spaziatrice e rivedo le due animazioni contemporanee, cioè spostamento e scala. E attenzione, la scala avviene intorno al centro della fotografia, perché, come avevamo visto anche nella lezione precedente, l'anchor point è al centro della fotografia. Se io mettessi l'anchor point, che ne so, sull'angolo in basso a sinistra, usando la palette che vi avevo fatto vedere nella scorsa lezione, questa qui, move anchor point, cliccando nell'angolo in basso a sinistra, che succede? Mm -hmm. Si sposta sempre da fuori a dentro, però l'ingrandimento avviene in modo diverso, perché adesso l'anchor point non si trova più al centro, però rimettiamolo al centro. Va. Se volessi correggere la scala finale mi devo fermare, andare sul keyframe che voglio correggere, il secondo, go to keyframe time, a quel punto correggo, riguardo l'animazione, perfetto. Facciamo una terza animazione, cioè lavoriamo sulla rotazione questa volta, voglio che la fotografia all'inizio sia capovolta, testa in giù. Quindi, ruotata di 180 gradi verso sinistra, e poi dopo, quando entra nell'inquadratura, ruota 180 gradi verso destra e si raddrizza. Quindi prendo la foto, la metto nel momento iniziale dell'animazione che è il tempo 0 Voglio che all'inizio, anche se non si vede bene qua, sia a meno 180 gradi, seleziono i gradi della rotazione scrivo meno 180 tasto invio adesso la foto in questo momento è capovolta clicco sull'orologio per cominciare l'animazione sulla proprietà rotation e quindi si aggiunge il primo keyframe mi allineo con i secondi due keyframe quindi tasto destro go to keyframe time la foto in questo momento è ancora capovolta e la riaddrizzo Rimettendo il valore a zero, quindi riguardiamo il tutto la foto contemporaneamente. Fa tre animazioni, una della posizione, una sulla scala e una sulla rotazione. Questa volta non facciamo correzioni sulla rotazione. Facciamo un'ultima animazione, già che ci siamo anche sull'ultima proprietà che è l'opacità. Voglio che la fotografia al tempo zero sia completamente trasparente cioè sia opacità 0 e alla fine opacità 100. Questa volta però vorrei fare una piccola variazione sul metodo di lavorazione, cioè vorrei partire dalla fine, nel senso mi allineo con il momento finale, cioè con i keyframe finali, tasto destro, go to keyframe time. In questo momento so che la fotografia deve essere completamente opaca, cioè deve avere opacità 100%, perciò in questo momento io accendo l'orologio. E quindi incomincio da qui a creare l'animazione, poi dopo posso tornare indietro e mettere l'opacità a zero e automaticamente si aggiunge il secondo keyframe. Quindi la fotografia mano a mano che entra si accende. Questo per dire che non occorre aggiungere i keyframe in successione lineare nel tempo, si può cominciare in qualsiasi momento della timeline ad attivare l'orologio, aggiungere i keyframe, poi si può andare avanti nel tempo e indietro nel tempo, quindi non c'è regola per quanto riguarda dove cominciare con l'animazione, se all'inizio o alla fine. Quasi sempre si comincia dall'inizio e poi si prosegue, ma molto spesso anche si comincia dalla fine, visto che magari i valori finali sono già pronti, e si torna indietro. E di nuovo, voilà. Magari per la opacità potrei fare una eccezione: nel senso che non vorrei che finisse di diventare completamente opaca quando è la fine dell'animazione delle altre proprietà, magari vorrei che diventasse opaca un po' più presto, cioè. Facciamo a metà strada, cioè si accende da qui a qui, poi da qui in poi è già al 100% e completa la sua animazione, altrimenti rimane troppo semi opaca per tutta la durata del movimento. Sull'Anchor Point non faccio animazioni anche perché se muovessi. L'anchor point la fotografia ruoterebbe in modo molto molto strano e anche scalerebbe in modo molto molto strano. L'anchor point è importante per sapere dove sta, ma una volta messo dove deve stare, la deve rimanere. Ultima cosa prima di terminare la lezione è una considerazione sulla risoluzione. Noi abbiamo fatto una preview a full resolution in questo caso e il tempo che After Effects ci ha impiegato a calcolare cioè a fare il render di questa animazione e poi a farmelo vedere è stato comunque breve perché l'animazione è semplice, comunque ci ha impiegato un tot di tempo. Se io avessi impostato la risoluzione anziché full alpha, innanzitutto probabilmente vedrei un po' meno bene l'immagine, ma il tempo di calcolo si dimezza, avviene in metà tempo. Se io abbasso ulteriormente un quarto per esempio. Ci impiega un quarto di quello che ci impiega, fammi vedere, l'immazione a full resolution. Naturalmente l'immagine è più sgranata. Ecco, quindi teniamo conto di questo menu della risoluzione. Finché tutto il lavoro è semplice, lasciamolo pure a full resolution, altrimenti abbassiamo quando i tempi cominciano a dilatarsi. In ogni caso durante l'esportazione finale che vedremo più avanti, anche se noi abbiamo lasciato la voce su un, ad esempio, un quarto della risoluzione, l'esportazione comunque avviene a full resolution. Quindi questi valori che io imposto qua sono soltanto importanti durante la preview, eh, ma non durante l'esportazione. Molto bene. Per oggi ci fermiamo qua, quindi ciao e alla prossima.